Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annamich in forma. Ecco, forse è arrivato il momento di fare una piccoli chiarimenti sulla sentenza dei giorni scorsi della Corte Costituzionale che ha innalzato l'indennità, quindi le pensioni di invalidità, da 285 a 516. Facciamo una piccola premessa, però voglio partire dalla fine della mia premessa. Ecco, io ho potuto seguire in questi giorni varie rassegne stampa dove tante hanno espresso il piacere, la soddisfazione perché la Corte Costituzionale ha sancito due principi fondamentali, l'articolo 3 della Costituzione e l'articolo 38 della Costituzione. Naturalmente, noi accogliamo con grande piacere quella soddisfazione di tante associazioni, di tante federazioni. Però voglio evidenziare un aspetto, che l'associazione che si è battuta, soprattutto nel corso degli anni, fin dagli inizi della storia della disabilità in Italia, è stata l'ANMIC. Tanto è vero che noi abbiamo rappresentato più volte questa esigenza dell'aumento delle pensioni di invalidità e visto che la politica, sia quando quella politica che alternativamente era, diciamo così, forza di governo o forza di opposizione, naturalmente non ha provveduto ad ascoltarci, non ha voluto ascoltarci, noi nel 2008 presentammo una proposta di legge di iniziativa popolare raccogliendo oltre 400.000 firme. Io oggi voglio evidenziare però due aspetti, che quella raccolta di firme fu tutta opera di Annamich e che naturalmente in quella circostanza con la nostra proposta Atto Camera 1539, che aspetta ancora di essere calendarizzata naturalmente, quella nostra proposta fu un po' derisa da tante associazioni, da tante federazioni, ci abbandonarono un po' al proprio destino, al nostro destino. Oggi invece si rendono partecipi di questa grande vittoria, ma la vittoria principale è stata ottenuta dall'ANMIC. Lo abbiamo fatto 30 anni fa, lo abbiamo fatto all'inizio della storia della disabilità, perché se oggi c'è una provvidenza economica, perché l'ANMIC negli anni 60 si rese interprete di una grande battaglia per far sì che fosse riconosciuto alle persone invalide una sussistenza economica. Quindi, partendo da questo assunto e da questo concetto io voglio ribadire la nostra magra consolazione perché non dovevamo aspettare certamente una sentenza della Corte Costituzionale, ma doveva essere la politica ad attuare immediatamente e a rimuovere quegli ostacoli per una piena vita inclusiva e dignitosa delle persone con disabilità, quindi sancendo l'articolo 3 e l'articolo 38 della Costituzione. Il secondo motivo di soddisfazione è che la Corte Costituzionale ha assunto in toto quelle che erano le motivazioni della nostra proposta di legge. Nostra proposta di legge, che io mi sono permesso di rappresentare, perché è naturalmente questa la nostra proposta di legge che voglio far vedere calendarizzata alla Camera, all'atto 1539, riporta integralmente e pedissequamente, anzi, la Corte, non mi permetto di dire che la Corte Costituzionale ha copiato la nostra proposta di legge, ma la nostra proposta di legge si basava su una vera e reale equità, e quindi una reale giustizia di equità sociale, e oggi la Corte Costituzionale ha sancito quella nostra proposta. Però veniamo adesso un po' nel particolare di questa legge. Chi potrà percepire quest'aumento? L'aumento lo potranno percepire tutti gli invalidi totali che si trovano nella condizione prevista dalla legge 448 del 2001, articolo 38, perché noi dobbiamo partire da quella legge. Che cosa diceva quella legge? Diceva che gli invalidi totali fra i 60 anni e i 65 anni vedevano innalzato il loro trattamento economico al cosiddetto milione, era allora il governo Berlusconi. Naturalmente il milione di lire poi si trasformò in euro ed era pari a 516,46 euro. La Corte Costituzionale, ma quello che diciamo già noi da sempre, la Corte Costituzionale ha ritenuto che questo chiaramente era evidentemente molto, diciamo così, sperequativo nei confronti delle persone, della fascia di età tra i 18 e i 60 anni e quindi ha ampliato a quella fascia di invalidi totali
il godimento dei 516,46, che dobbiamo subito dire che oggi, aggiornato ad oggi, dovrebbe essere circa 651 euro al mese, a condizione però che il limite individuale non sia superiore a 6.713,98. Questo limite non è un limite che è stato imposto oggi dalla Corte Costituzionale, ma è lo stesso limite che è stato imposto dalla legge 448 del 2001. Quindi, qual è la conseguenza di tutto questo? Che gli invalidi civili totali continueranno a percepire la sola pensione di 285 alle condizioni attuali se il loro limite reddituale non supera i 16.982 euro circa e se superano il limite di reddito di 6.713,98. Quindi, quelli che non superano il limite di 6.713,98 percepiranno i 516,46 per 13 mensilità. Quelli che lo superano continueranno a percepire un'indennità di 285,66. Qual è la battaglia che Annamich intende portare avanti? Poiché la Corte Costituzionale ha ritenuto che non è possibile vivere con 285 euro, penso che naturalmente questo limite di 6.713 per assonanza deve essere innalzato ai 16.982 circa, che oggi sono il limite reddituale per percepire una pensione di invalidità. Perché noi dobbiamo parlare di due pensioni, una pensione di invalidità, che è quello per gli invalidi totali, e un assegno mensile per gli invalidi civili parziali che va dal 74 al 99%, qui il limite peraltro è di 4.926 euro. Quindi, in conseguenza di questo, Annamich si renderà interprete di una battaglia, anche alla luce di che cosa? Di due aspetti fondamentali. Il primo, che il Presidente del Consiglio, anzi di tre aspetti fondamentali, il primo che il Presidente del Consiglio, a margine della conferenza degli Stati Generali, ha parlato ineludibilmente di un aumento dei trattamenti economici delle persone invalide, del fatto che la stessa Task Force Colao, quella che il Governo ha istituito per il rilancio del Paese post-Covid, quindi post-emergenza, ha individuato in alcuni ambiti d'azione del suo piano, in un ambito specifico del suo piano d'azione, il fatto che bisogna rendere questo paese molto più inclusivo, naturalmente facendo un particolare riferimento all'aumento delle pensioni di invalidità. Quindi, noi che cosa aspettiamo oggi? Aspettiamo, come ho sempre detto, la sentenza, di poter leggere integralmente la sentenza della Corte Costituzionale per essere più precisi, anche perché dobbiamo capire sia le modalità operative che l'INPS intende adottare per far beneficiare alle persone che ne hanno diritto tale aumento pensionistico, ma anche per comprendere e per capire quale sarà il limite reddituale, perché sicuramente potrà essere un limite reddituale personale di 6.713,98 euro che è previsto dalla legge 448, ma naturalmente potrà essere anche un limite cumulativo con il coniuge, perché la stessa legge lo prevede, e allora in quel caso il limite complessivo da non dover superare si innalza a 12.691,67. La nostra battaglia resta sempre quella che secondo noi questo limite debba essere portato a quello che oggi è previsto per una pensione di invalidità, che è di 16.982. Naturalmente non c'è retroattività in questo limite, in questi importi che saranno erogati. Aspettiamo anche di capire l'operatività che l'INPS intenderà adottare, e naturalmente non voglia che dobbiamo ricorrere ad altri atti giudiziari per far rispettare una sentenza della Corte Costituzionale. Quindi la giustizia è stata resa agli invalidi da un organo della giustizia. Quindi giustizia grazie a giustizia. Non dovrebbe essere così. Come dicevo prima, la politica deve, a prescindere se si trova all'opposizione, se è forza di opposizione o è forza di governo, dovrebbe far proprio questo aspetto specifico. Quindi siamo particolarmente soddisfatti perché la sentenza della Corte Costituzionale va nella direzione che hanno indicato. Naturalmente lavoreremo anche per un altro aspetto, perché dobbiamo mettere immediatamente mano ad una rivisitazione degli importi mensili, anche degli assegni di invalidità civile parziale, perché una persona che sta con una percentuale di invalidità tra il 74 e il 99%,
non può certamente poter sopravvivere con 285 euro al mese. Ma questo lo ha detto la Corte Costituzionale, non lo diciamo noi. Se una persona ha un limite reddituale che non deve essere superiore a 4.926, che è ben al di sotto al limite individuale previsto dalla legge 448, 26.713, ecco, anche su questo noi dovremmo trovare una sorta di semplificazione. Tutti questi limiti dovrebbero essere individuali in un unico limite e non essere sperequativi l'un tra l'altro, l'un rispetto all'altro, e quindi creare e generare confusione nelle persone. L'altro aspetto che particolarmente ci ha soddisfatto per certi aspetti, ripeto, è una magra consolazione, è che la Corte Costituzionale ha comunque investito il Parlamento e il Governo richiamandoli a rimodulare la disciplina degli importi di tutte le prestazioni economiche attualmente vigenti. Noi naturalmente continueremo su questa strada, un primo passo è stato compiuto, naturalmente credo e sia doveroso che altri passi debbano essere compiuti. Non soltanto andando nella direzione dell'aumento delle pensioni, che è un fatto importantissimo. Noi come ANCI ci abbiamo sempre sostenuto che il sostegno al reddito alle famiglie in condizioni di difficoltà siano sempre, diciamo, siano ben accetti, ma naturalmente purtroppo dobbiamo lamentare che proprio verso le persone con disabilità molti di questi interventi a sostegno del reddito non sono stati poi applicati. Quindi ben venga una rivisitazione di tutto, noi lavoreremo per questo, ripeto, non soltanto per l'innalzamento delle pensioni, ma soprattutto anche per l'inserimento nel mondo del lavoro, perché molte persone che si trovano nella condizione di un'invalidità tra il 74 e il 99% potrebbero essere tranquillamente avviati al mondo del lavoro, inseriti nel mondo del lavoro, e quindi naturalmente potrebbero essere delle risorse fondamentali. La dignità delle persone va rispettata assolutamente e va contemplata in questo Stato, in questa nazione, in questo paese che se intende definirsi paese civile. Non possiamo sempre aspettare le sentenze delle corti, del nostro ordinamento giudiziario per ottenere dei benefici. Ecco, da questo punto di vista io solleciterò le forze politiche e il governo in particolare ad attuare immediatamente quello che la Corte Costituzionale, ma quello che i cittadini italiani, le famiglie delle persone con disabilità attendono da anni. Quindi l'innalzamento di tutto il sistema pensionistico rivolto che disciplina gli importi delle prestazioni economiche a favore delle persone con invalidità, e quindi naturalmente siamo sempre pronti e collaborativi. Un ultimo invito, ma non per ultimo, naturalmente aspettiamo la sentenza, aspettiamo le modalità operative dell'INPS, stiamo già impartendo le giuste disposizioni, ma anche se non ne hanno bisogno, alle nostre sedi provinciali territoriali, che sono già pronte a recepire tutte le istanze delle persone, a dare tutti i chiarimenti, a svolgere tutta quell'azione di supporto, di sostegno, di interventi a favore delle persone con disabilità, a prescindere se siano nostri iscritti o meno. Noi per legge dobbiamo tutelare tutti. La nostra associazione è aperta a tutti, e come dobbiamo incominciare ad evidenziare: paese che vai, animi che trovi. Quindi in ogni città troverai una sede dell'ANMIC, in ogni capoluogo di provincia troverai una sede dell'ANMIC, in ogni capoluogo di regione troverai una sede dell'ANMIC, in oltre 600 comuni e nelle varie delegazioni territoriali troverai una sede dell'ANMIC. Quindi paese che vai, animici che trovi, noi siamo pronti, non certamente dovete essere, si devono associare necessariamente, noi tuteliamo, rappresentiamo tutta la categoria degli invalidi civili, dei disabili in Italia, lo facciamo da oltre 60 anni, continueremo a farlo nei prossimi anni, perché giustizia sociale sia veramente compiuta e una società più inclusiva possa accogliere tutte le persone con disabilità e con soprattutto le loro famiglie. ANMIC informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale ANMIC. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC.